bentornati sul canale, benvenuti in questo nuovo video che sarà il vlog di luglio. Sì, oggi è ancora il 30 giugno, come vedete li sto girando tutti in fila con questa maglia che rispecchia perfettamente il mio umore odierno, ma va bene. Allora, siccome ho deciso che per questo vlog voglio fare uno dei parchi della Magical Opathon, quella challenge di cui vi ho parlato nel video TBR, creata da Rachel Cheris. da Rachel, ok? Sono parchi a tema Disney. Il primo libro che leggerò sicuramente sarà Il lavoro dei maiali, perché bisogna leggere il libro per il biglietto d'ingresso e poi appunto scegliere il parco e leggere per l'attrazione, lo show e la merendina, lo snack. E in particolare il libro per lo snack e lo show si può fare double up, insomma, vabbè, l'italiano è quello che è. Ma va bene. Allora, siccome io non so scegliere, come avevo detto, ho numerato i parchi da 1 a 4, e allora ho detto, sai cosa? Non ho dado da 4, non voglio fare cosa computer perché non ci voglio andare di là, quindi ho fatto così, ho preso le carte da 1 a 4 e poi il jolly. Quindi io pescherò una carta, va da sé che se esce l'asso è parco 1, se esce 2 parco 2, 3 parco 3, 4 parco 4, se esce il jolly posso scegliere io quale parco fare, insomma. Ce n'è uno che mi torna molto molto utile per la TBR del mese, uno che ha libri che mi ispirano ma che non c'entrano niente con la mia TBR del mese, quindi sarebbe un problema, o forse no, non lo so, uno che mi spaventa molto e vediamo insomma adesso. Onestamente spero che non mi esca il jolly perché sarebbe un po' difficile scegliere, però vabbè, vediamo adesso un po' cosa succede qui. Io guardo là perché ho paura che si alzi il fondo delle carte, onestamente. Quindi preferisco guardare l'altra parte. Insomma, tanto sto mescolando davanti a voi, quindi non baro, promesso. Allora, pescherò la carta in mezzo. Quindi non è questa, non è questa. No, non è questa, non è questa. È questa, giusto? Questa è la carta in mezzo. Che cos'è? Il parco numero 2. Il parco numero 2. Che è esattamente quello che non mi serve a niente per la TBR del mese, ma va benissimo. Adesso vado a prendere i libri che avevo scelto per questo parco. Allora, sono tornata. E dunque, vi stavo dicendo che quindi il libro d'ingresso era Il lavoro dei maiali di Leo Munzinger. Qui siamo tutti su toni caldi, rosa, rosso, poi c'è il sole, bellissimo. Poi il parco numero 2 diceva, leggi un libro breve, e quindi io qui avevo messo i variopinti, che va benissimo, come vi dicevo. E poi un libro per, allora, quello era per l'attrazione, per lo show doveva essere un middle grade, e per lo snack ambientato in un paese diverso. E io avevo scelto Onieka 3 perché, vabbè, chiaramente è un middle grade. E poi perché comunque dovrebbe essere ambientato in Africa, se rimane, sì, perché siamo sempre in Nigeria e quindi non ci spostiamo da là, e quindi siamo sempre in Africa, direi che è decisamente un paese diverso, su un altro continente, quindi diciamo che va bene, va bene. Sono contenta perché con questo dovrei concludere in teoria anche la serie, sarai tu effettivamente l'ultimo di questa serie? Io pensavo che fosse conclusa col secondo, quindi c'era poi quel raccontino extra e poi c'era questo, quindi boh, cioè io spero che questo sia conclusivo, così almeno concludo effettivamente la serie. Però va bene, quindi per questo vlog leggeremo prima, cioè io leggerò prima questo qui e poi questi qua posso leggerli in qualunque momento della giornata, mi sembra di capire, perché c'era uno che andava a letto di sera, ma era nel parco 1, quindi non mi interessa in questo momento. Uno che andava letto in audiobook, ma era nel parco 3, quindi sono a posto. Sono a posto. Dai, tutto sommato è un parchetto abbastanza facile. Vediamo come va in questi prossimi giorni. Speriamo bene. Allora, 2 luglio e io finalmente riesco ad avere la mia pausa e mettermi qui a leggere. Ieri tutto il giorno in realtà. Siamo stati senza corrente perché dovevamo fare dei lavori qui e quindi abbiamo deciso di andare sul lago, visto che c'era bel tempo. E siamo andati appunto a Verbania e abbiamo girato per librerie. Io peraltro vi avevo detto che volevo fare un mega ordine, ma poi mi sono messa lì a fare una cernita di quello che effettivamente avevo in wishlist. Tolte cose che ovviamente non sono ancora uscite, di conseguenza non le posso comprare in questo momento. Alcune cose ho letto le anteprime e le ho cancellate. Altre ho deciso di prendere poi in biblioteca quando avrò modo, perché ho visto che ci sono là e quindi prima che spendere 20 euro per un libro che magari non sono sicura, cioè preferisco leggerlo così. E
altre cose, ho visto che ci sono su Storytel, quindi poi mi attiverò Storytel e le sentirò da lì. Morale della favola, mi erano rimasti da 10 libri che dovevano essere due titoli, di cui uno c'era usato sul libraccio che trovavano in 4 giorni, quindi adesso l'ho ordinato, vediamo se effettivamente lo trovano, se no poi ovviamente lo comprerò in altro modo. E quindi in tutto questo, da 10 libri che erano tipo, ne è rimasto uno e quindi l'ho preso poi effettivamente ieri alla Mondadori, vi faccio già qui lo spoiler di quello che sarà nel book haul, ovvero Maliardo di uno scrittore di Anga Elbalp, di cui avevo già letto l'anno scorso. Boh, non mi ricordo più il titolo, però va bene lo stesso. Quello del bambino che trovava il segnalibro particolare che arrivava in altri mondi, insomma. Qui pare che ci sia uno scrittore che riesce a zombificare i bambini che vanno al circo, non lo so, vedremo. Comunque è costato 13,50 euro, dalla Gallucci Bros, vediamo. Sono curiosa, poi è anche piccolino, più corto dell'altro. Ci sono anche qui delle illustrazioni nel mezzo, adesso io naturalmente non ne sto trovando mezza, ma è tutto bene. Vedete qua, gli indie che sono zombificati. Non lo so, vediamo. E poi mi è cascato l'occhio, ho visto che c'era un'edizione limitata delle penne legami per gli animali sottomarini. E qui, gli animali sottomarini, vabbè. Quindi ho preso questa penna tipo Nemo, pesce pagliaccio, che dice Never Stop Exploring. E quindi giustamente ci sta perché Nemo esplora. Poi c'è questa bellissima. Ah, questa scrive in nero. Questa scrive in fucsia ed è un cavalluccio marino, è stupenda, cioè è bellina, non la metterà mai a fuoco probabilmente, vabbè. E dice Ride the Waves, quindi sempre a tema le frasi, non riesco a farvele vedere, vabbè. E quest'altra invece, che è bellissima anche lei, è una tartaruga marina e dice Free as the Ocean. Vai, telefono, ce la puoi fare, crediamo tutti in te. Sì, eccola lì. E niente, sono bellissime e quindi essendo un'edizione limitata non potevo assolutamente lasciare là perché comunque sapete che io le sto collezionando insieme a Minerva e quindi per forza di cose. Poi lei ha voluto questa, invece, un unicorno tutto squiscioso. Questa scrive in inchiostro nero gel, ve l'ho detto che questa scrive in turchese, vabbè scrive in turchese. E niente, comunque questo è stato. Poi siamo andati in giapponese, ci siamo ristorati per bene, anche Minerva ha mangiato come non so cosa ieri, non so cosa sia successo, ma ben venga. E niente, quindi è stata una bella giornata, insomma. Però naturalmente non ho detto niente perché eravamo in giro. No, ho finito The Marvelers, che però comunque conta come giugno perché erano le ultime 30 pagine, quindi ok. Direi che su 430 pagine contano assolutamente per giugno. Solo che poi Minerva si è addormentata sulla strada del ritorno e quindi ci ha fregati allegramente perché se lei dorme al pomeriggio, ogni 10 minuti di sonno corrispondono a un'ora di ritardo sul suo andare a dormire la sera, no? E visto che già sta sballando tutti gli orari, non va più alle 7:30, ma va alle 10, alle 8, alle 9, alle 10, no? Capite bene che andare alle 20 è un conto, dormire 40 minuti vuol dire andare 4 ore più tardi e sono mezzanotte. E difatti, si addormenta a mezzanotte, se lei si addormenta a mezzanotte, lo sa che io non posso leggere di sera. E questo mi nervosisce parecchio. Però va bene, adesso che abbiamo dialogato su queste cose che non interessano a nessuno, io vado finalmente a cominciare il lavoro dei maiali, così diamo il via alle effettive letture di luglio. E sono super gasata. Bellissimo queste mani che sembrano anche un po' maiali, però sono anche montagne, boh, chissà. Gli uselini. Allora, ce la posso fare, mi dicono. Questa cosa qui c'è in tutti i volumi. Dunque, se mi riesci di fare due frasi che abbiano senso, vi faccio un piccolo aggiornamento del lavoro dei maiali. Sono praticamente a metà, anche se non sembra, ma in realtà una parte del fondo è glossario per i nomi delle creature e le varie cose del pianeta. E poi c'è tipo un racconto extra, quindi in realtà è molto meno di quello che sembra. Dunque. È una storia veramente folle, assurda, piena di nonsense. Cosa che viene a dire, ma cosa si è fumato l'autore mentre scriveva? Perché veramente non so. Praticamente il protagonista è Kiwi, un ragazzo insomma che vive sulla Terra, ma che
quando dorme è un sognatore e quindi praticamente ha una sorta di corpo secondario che si materializza su questo pianeta che è l'uovo. E una sera, vabbè, insomma, un momento in cui stava dormendo, lui arriva su questo uovo, torna in un paese su cui era stato, vede che tutto è cambiato, gli ne succede di ogni, va a trovare il suo papà rospo, ovvero quello che praticamente lo ha avviato su questo pianeta, che l'ha accolto da vannotto e l'ha avviato su questo pianeta, l'ha aiutato a crescere tutto. E mentre lì arriva un'altra persona totalmente inaspettata, solo che questa persona porta guai, difatti c'è qualcuno che la insegue e quindi lui la accompagna in questo mare di mani. Insomma, arrivano insieme a sto mare di mani, lei deve arrivare in un posto, deve passare sto mare di mani. E niente, per adesso sono arrivata lì. Cioè, allora, per il momento è stato un pochino, non lento, però meno intrigante di La prossima volta rapiscimi d'estate. Però ci sta, perché comunque quello là era un racconto da 100 pagine, questo è decisamente più lungo, no? Quindi va bene così, insomma, ci sta. Poi adesso sono arrivata alla parte clou, direi, perché sono al centro. Sono 6 capitoli che si scambiano, cioè terra, uovo, terra, uovo, terra, uovo. Quindi diciamo, adesso ho letto la prima coppia. Però ovviamente questa è tutta la partenza, perché prima era introduzione, e poi ovviamente introduzione dell'altro pianeta. Adesso dovrebbe partire effettivamente l'avventura, diciamo, di lui che aiuta questa ad arrivare dall'altra parte, insomma. E poi immagino che ci sia lui che deve tornare, presumo. Però non ho detto che sia così. Comunque niente, adesso sono comunque curiosa di vedere che cosa succede dopo, sono curiosa di vedere quali creature si incontrano, quali altre cose strane, e niente, vi farò sapere. Allora, come avete visto, finalmente ho terminato, oggi 6 luglio, il lavoro dei maiali, era ora perché mi stava bloccando su tutti i fronti, perché anche gli altri libri che avevo messo per gli altri parchi, comunque, era una parte della TBR, ma finché non finivo questo non potevo leggere nient'altro. Comunque, vabbè, non fa niente. L'ho concluso, allora, devo dire che è stato carino, è stato sicuramente di intrattenimento, veloce da leggere, tutto sommato, perché comunque la scrittura scorre tantissimo. Non l'ho trovato a livello di La prossima volta rapiscimi d'estate, ma come ho detto forse perché quello comunque essendo breve, ovviamente doveva essere veloce, no? Questo invece si perde un pochettino in varie descrizioni di luoghi, che per carità ci sta assolutamente, perché comunque sono posti decisamente strani, particolari e assurdi, quindi ci sta assolutamente. E poi vabbè, c'è anche da dire che è sempre un discorso di viaggio, io l'ho già detto molte volte, ma le storie di viaggio non è che esaltino particolarmente, però dai, tutto sommato ci sta. E è bello perché poi anche ti mette in ballo tutto, no? Cioè tu hai una certezza, no, lui 3 secondi dopo te la ribalta tutta. Può succedere qualsiasi cosa in qualsiasi momento, perché è proprio tutto assurdo, folle, nonsense. Ci sono dei momenti veramente divertenti, dei momenti che vorresti tirare delle craniate al muro perché non è possibile. Però dai, bello, bello. Sono comunque curiosa di leggere Metallo Danzante. Pare che si intitoli così, insomma, quell'altro con la copertina grigia, ma ovviamente non lo posso fare in questo momento. In questo momento devo scegliere una delle letture del campo numero 2, del parco numero 2, che è il motivo per cui siamo qui, che vi ricordo, vabbè, voi l'avete visto 5 secondi fa, io pari giorni fa, comunque vi ricordo essere I Variopinti e Onieka. Ora, secondo voi, tra un libro breve in italiano con i disegni, che ovviamente non trovo mai quando servono, e un libro in inglese senza disegni e scritto piccolino, ma secondo voi quale andrò a leggere adesso, dopo una settimana, no, una settimana no, perché l'ho iniziato tipo il 2 oltre, vabbè, insomma, comunque dopo che sono stata bloccata per vari giorni su uno stesso libro, ma ovviamente andrò a leggere I Variopinti nella speranza che mi duri decisamente poco, perché almeno poi avrò più tempo, insomma, per leggere Onieka. Quindi io adesso vado a incominciare questo qui, incrociamo i diti, come dicevo da piccola, incrociamo i diti e speriamo che sia scorrevole. Quante pagine ha questa simpatica tenera lettura? E lì, aspettate, 205, beh, allora,
205, si può fare. Va bene, vado all'avventura, vado all'avventura, vado a incominciare questa avventura. Allora, la mia faccia è così un po'... perché sono a metà dei variopinti e francamente non mi sta piacendo, non mi sta piacendo. È molto noioso, è proprio l'agnosino, cioè no, no, non mi piace. Non mi piace, parla di questa famiglia che praticamente è composta da membri che hanno questo potere di riuscire a muovere con gli occhi praticamente gli oggetti del loro colore. Per esempio la madre si chiama Rosa, cioè capelli rosa, gli occhi rosa, veste di rosa e muove ovviamente le cose rosa. Il padre si chiama Patrizio e ha tutto verde praticamente, e poi c'è Marina che muove le cose blu, Rubina che continua a dire Rubigna ma è Rubina, che muove le cose rosse, e poi c'è il piccolino che è Silvestro che sta cercando il suo colore ma varia insomma dal giallo al verde anche lui, no a volte anche il blu, e quindi insomma vabbè è piccolino quindi sta cercando il suo colore. Quindi loro praticamente continuano a traslocare, ristrutturare case, cambiare scuole, cambiare posti, e non escono praticamente mai di casa, nemmeno per fare la spesa, per dire, perché non vogliono farsi vedere, insomma, in giro, non vogliono rischiare di mostrare agli altri il loro potere, di smascherarsi, insomma, perché ci sono stati degli eventi in passato che hanno un po' creato vari problemi, gente che è stata anche portata in laboratorio, insomma, per essere studiata, incidenti, poco incidenti, che sono stati fatti proprio volutamente per eliminare molte di queste persone, e, solo che la protagonista ovviamente è una bambina di 8 anni, direi, va tipo in terza elementare, e praticamente vuole uscire giustamente di casa, vuole giocare con gli amici, vuole avere degli amici prima di tutto, e quindi insomma adesso che sono in questo nuovo palazzo, in questo nuovo appartamento, in un palazzo, giù c'è un parco giochi, ci sono tutti i bimbi ovviamente degli altri palazzi, insomma del vicinato, e lei vuole far parte di questo gruppo e ci sta anche attualmente riuscendo. Probabilmente succederà qualcosa tale per cui, però, cioè tale per cui si svelerà sicuramente il loro potere, succederà qualche pasticcio. Però io adesso sono a pagina 110 di 205 ed è pesantissimo, cioè veramente io speravo fosse più scorrevole, cioè dicevo boh è un libro per bambini, insomma c'è cioè, disegni, parla di magia, tutto sommato, c'è cioè, poteri magici e cose del genere, sarà un po' veloce da leggere, sì non dico di no, però non quanto volevo, quindi io adesso stavo pensando di fare così, per adesso magari mi leggo fino a pagina 157, che almeno sono una quarantina di pagine, insomma 45-46 pagine, e poi magari stasera me lo finisco, veramente pesante, non voglio portarlo troppo in là, però veramente leggiamolo tutto in fila, dubito di farcela adesso, comunque vabbè adesso vedrò come andrà, magari nel frattempo succede qualcosa, mi viene voglia di farlo sprint e finirlo, dubito. Nel frattempo invece ieri ho pensato un'altra delle mie follie, ve la butto qui anche se poi magari forse farò un video a parte o forse no, non lo so, dipende poi anche se la faccio a farla perché è impegnativa la situazione. Praticamente io sono attualmente a 32 libri da leggere, cioè perché li sporchi direi, sì questa è indubbiamente una ditata di mia figlia, sono a 32 libri da leggere in TBR, 31 quando finirò questa cosa qua, 3 mi devono arrivare da un ordine, quindi sono 35, quando arriverò 25 libri in TBR, quindi devo leggerne una decina, mi voglio fare un regalo, ovvero comprarmi tutto il catalogo di scritture Zabar, che attualmente ammonta a 7 libri. È un'idea poco intelligente perché sono tutti saggi e quindi poi vorrebbe dire avere un sacco di saggi sulla mia TBR, però fa niente, noi chiuderemo gli occhi. Però voglio farlo perché me lo merito, visto che mi sto impegnando tanto, insomma, a far calare la pila, non comprare esageratamente, insomma, ci sta. E quindi niente, mi sono scelta adesso un po' di titolini che potrebbero essere, letture abbastanza semplici e veloci, insomma, da riuscire a leggere, non che io abbia un limite di tempo per farcela, semplicemente che prima ce la faccio, prima posso farlo, prima posso farmi l'ordine. E quindi insomma adesso mi sono scelta un po' di titoli che potrebbero essere papabili. Ovviamente qualcuno è sulla TBR di luglio, perché va da sé, qualcuno invece no, perché boh, in realtà non lo so, cioè non è che devo seguire proprio una lista, è giusto così per
perché mi piace fare le liste, in realtà, semplicemente per quello. Poi in realtà il punto è solo di calare a 25 libri da leggere, quindi niente, quindi devo solo leggere una decina e vedremo cosa succederà in tutto l'universo librico, così, inventiamo parole. Allora, ieri sera sono poi riuscita a finirlo. Sono riuscita a finirlo. Devo dire che le ultime pagine sono state anche più scorrevoli, più carine. Non solo per il fatto che vedevo la fine, la luce in fondo al tunnel, ma perché proprio era più carina la storia. Si era decisamente ripresa. Alla fine gli ho dato 2,5 stelle, che ho arrotondato a 3. E francamente non so, prima di leggere i seguiti, cioè prima di dire sì, leggerò sicuramente i seguiti, voglio aspettare un attimo, voglio vedere prima di tutto se li portano in Italia. Poi mi guarderò bene le trame e ci penserò un attimino, perché da un lato mi piacerebbe vedere cosa succede dopo con tutti gli altri personaggi, però dall'altro dico sì, però se è un'altra roba di questo tipo io 14,50 € non li voglio spendere, onestamente. Anche perché sono tanti volumi, cioè in finlandese, mi sembra che sia finlandese l'autrice, sono già usciti 5 libri e insomma... Sono 75 euro nel complesso, quindi no, non è una serie per cui vorrei spendere così tanto, però vediamo, se migliora si può fare, vedremo. E quindi adesso non mi resta che iniziare Onyeka Under Heroes of the Dawn, spero che sia scorrevole, spero di non impiegarci troppo tempo perché sono indietro con la vita, quindi devo spicciarmi e va bene. Oltre a questo, oltre a quell'altro, ieri sera poi ho finito anche l'audiolibro che stavo ascoltando. Questo è uno spin-off, non c'entra niente con questo video, ma ve lo dico lo stesso. Stavo sentendo Il serpente e le ali della notte, anche quello mi stava piacendo, però poi sul finale, cioè non so cosa è successo, quindi gli ho dato 3,5 stelle, che ora quando ero 3, e inizialmente era partito da 4. Però niente, stasera voglio sentire come audiolibro Il gatto che voleva salvare i libri, che avevo già letto anni fa, e voglio rileggerlo perché è uscito il seguito che voglio leggere, quindi sì. Però vabbè, non ce ne frega niente in questo momento qui, lui ci interessa, lui, che come ho già detto spero sia il conclusivo della serie, che non ce ne siano poi altre, perché onestamente poi cioè, alla lunga non so cos'altro ti puoi inventare. Però niente, vado a incominciarlo e vi saprò dire. Impossessata da un potentissimo abbiocco che non posso scacciare perché non ho il mandorla per fare il ginseng, cioè dovevo andare a prendermelo tornando dall'ufficio che era di strada, ma ho dovuto dare un passaggio a un collega, quindi non è passato, quindi soffrirò fino a domani. E allora ho leggiucchiato un pochino così mentre Minerva stranamente giocava da sola le prime ben 14 pagine, attenzione, tantissimo, e praticamente in questo capitolo cosa devono fare? Devono andare in Inghilterra a recuperare un ragazzino Solari che pare abbia un potere, insomma, un po' particolare, che non sanno quale sia, quindi presumono che sia un po' pericoloso, anche perché dicono, ma perché è là e ha tipo le guardie del corpo, invece di essere qua, dove siamo tutti, quindi appunto da questo pensano che sia qualcosa di pericoloso. Niente, loro adesso sono arrivati là, la ragazza insomma che ha il potere legato alle cose informatiche ha creato un nuovo dispositivo per vedere robe, per comunicare in modi strani, e niente, loro sono appena arrivati davanti alla casa di questo ragazzino, però c'è la porta aperta, quindi probabilmente l'hanno tipo rapito, non lo so. Adesso scoprirò cosa è successo. Allora, spero si senta qualcosa perché c'è il ventilatore dietro acceso, ovviamente, se no ci si squaglia. Sono arrivata praticamente a metà esattamente adesso, sono proprio a pagina 150. Purtroppo sta andando più lenta di quanto vorrei, perché a luglio non succede niente, tutto il tempo che voglio, non l'avevo considerato Minerva che andava a letto alle 11, e quindi alla sera arriviamo morti e di conseguenza io ho praticamente solo questo momento di pausa per leggere un'ora, in cui posso magari anche guardare qualche video, ok.
Allora, avevo accennato forse la trama, il fatto che loro dovevano cercare un ragazzino. L'hanno trovato, l'hanno portato alla scuola. Nel frattempo hanno dovuto fare anche una competizione per scegliere il capo del gruppetto che praticamente interviene nelle azioni di difesa, nelle missioni di difesa e di ricerca di altre cose. Ci sono scompigli vari in questo gruppetto perché naturalmente hanno partecipato in tre a questa sfida e quindi sguardi di ghiaccio fra chi non ha vinto. O meglio, tra chi ha vinto e chi non ha vinto, insomma, chi non ha vinto, sguardi di ghiaccio verso chi ha vinto, insomma, avete capito. E adesso sono partiti per un'altra missione che c'entra con metodi energetici, insomma, e fonti di energia varie ed eventuali. Mi sta piacendo, solo che non me lo sto godendo come vorrei. E ho paura che con tutte queste cose in ballo, non si riesca a concludere, ovviamente, in queste poche pagine e ci sarà, di nuovo un altro volume dopo. Ma io spero, francamente, ovviamente, onestamente, di no, perché c'è una certa. Non... Che cosa ti inventi? Cioè, già qui stai buttando in mezzo 800 cose, no? Perché appunto la storia di questo bambino che non si sa chi è, da dove viene, che tipo di poteri abbia, eccetera. Appunto, questa mini competizione che comunque è stata svolta velocemente, e adesso c'è quest'altra questione della missione, quindi boh, non lo so. Però per il momento mi sta piacendo, se solo potessi leggerlo più velocemente o con più tempo, magari sarebbe anche meglio. Però idealmente vorrei finirlo entro domani, perché ne ho basta di averlo in mezzo ai piedi. Perché poi devo leggere due grafiche nuove della biblioteca, un altro libro, e poi magari concentrarmi anche sulla TBR del mese, che è una cosa che non sto affatto facendo, ma vabbè, questo è un altro discorso. Allora, cose inaspettate su molti punti di vista. Come vedete sono andata avanti moltissimo ieri sera perché Minerva ha fatto la grazia di addormentarsi alle 9:30. Quindi già questo è stato un grosso aiuto alla lettura. Perché infatti, allora ieri nella pausa ho letto una cinquantina di pagine, ieri sera ho letto un centinaio di pagine, finalmente era ora che potessi leggere come volevo io. Purtroppo poi... Ha avuto degli incidenti notturni, tipo che si è svegliata perché ha fatto la pipì nel pannolino, gli dava fastidio, ha voluto cambiarlo, poi non voleva più riaddormentarsi, poi è caduta dal letto. No. Non so, veramente una notte trafficata. Poi stava litigando con Minnie nel sonno, non so cosa stesse sognando, ma stava litigando con Minnie nel sonno e quindi insomma mi sono anche dovuta interrompere varie volte nel mentre. Comunque sono arrivata che mi mancano circa 55, 56, 57 pagine alla fine, tra le 55 e le 60 pagine comunque. Quindi direi che un'oretta di lettura e me la tolgo, me la tolgo. Idealmente doveva essere oggi questa oretta di lettura, ma Gio mi ha appena mandato un messaggio per dire che deve andare dal dentista. Ovviamente, ovviamente no, perché quando le cose iniziano da dritte, no, deve sempre arrivare in mai una gioia. Comunque non fa niente, perché Minerva adesso sta guardando Rapunzel, quindi magari, forse, chissà, riesco a leggere qualche pagina, se non mi fa alzare ogni 2 secondi per qualcosa. E comunque niente, forse è anche il migliore della serie, devo dire. Anzi, meno male che ho letto la novella, perché ci sono un po' di riferimenti a quella novella. Non che facciano spoiler, però insomma ci sono un po' di riferimenti. E se non hai letto la novella, dici, vabbè, e quindi che cosa è successo? invece lo so, e quindi bene. Però appunto sono successe tantissime cose. E, dopo che c'è stata la competizione, insomma, rapidissima direi anche, per il capo del servizio di protezione, mettiamola così, della squadra di protezione. Poi hanno scoperto cose su chi governa il consiglio, stanno mettendo in discussione un po' il fatto di essere leader, cosa fa un leader, stanno mettendo in discussione il fatto di anche quello che vogliamo noi conta, non solo quello che vogliono gli adulti, noi non siamo i nostri genitori, quindi noi dobbiamo fare quello che noi pensiamo sia meglio per noi. E difatti una per esempio abbandona quello che stava facendo per intraprendere quello che effettivamente voleva fare, no? E poi niente, sono successe cose, altre missioni, altri momenti da panico. E adesso ci sono un po' di discussioni tra Onyeka e la zia, perché ha preso una decisione che Onyeka non condivide assolutamente, io nemmeno. Quindi sono molto d'accordo con Onyeka in questo caso, anche se lei certe volte è veramente molto lagnosetta, non dico di no, però ci sta perché alla fine sono ragazzini, quindi è normale, insomma, che si facciano un sacco di paranoie, anche troppe, però vabbè. E niente, adesso sono curiosa di vedere dove va a parare. Io mi auguro che si concluda tutto, perché come ho detto già più volte. Un altro libro dopo, francamente, non lo vedo necessario, però se concludesse tutto qui sarebbe fantastico. Però per il momento mi azzardo a dire che se va avanti in questo modo sono sulle quattro stelle andanti, perché comunque c'è molta,
C'è molto, molto intrigante, insomma, ha preso una bella piega. Adesso all'inizio ho fatto fatica a entrare perché comunque non riuscivo a trovare il tempo effettivo per leggere, poi tra il caldo e tutto non avevo neanche tanta voglia di mettermi, però adesso che ho preso il via, insomma, mi sta piacendo molto, quindi spero si concluda bene, degnamente. Ma direi che lo scopriamo nella prossima clip. Allora, ultima clip da un punto diverso della casa oggi, vediamo la libreria del corridoio. Perché ho Minerva in bagno nella vasca e quindi ovviamente non la posso lasciare da sola. Però non volevo andare in bagno perché fa troppo caldo e volevo peraltro raccontarvi di Onyeka, che è stato veramente ma veramente bello. Cioè alla fine proprio si è ripreso, che poi era già partito bene, ero io che in realtà non riuscivo a ingranare. Però veramente è stato bellissimo, c'è cioè, un finale stupendo con Gio che entra in casa, molto bene. Allora, dicevo, con Minerva che ci canta in sottofondo, Giorgino qui che è arrivato, ciao, arrivederci. L'ho finito, è stato bellissimo, gli ho dato 4 stelle e mezzo perché comunque questo continuo mettere in dubbio le capacità, ok, ribadisco, sono ragazzini, ci sta, però anche un po' meno. Però comunque l'ho arrotondato a 5 stelle su Goodreads perché merita veramente, è il più bello della serie, pieno di azione, pieno di colpi di scena, pieno di momenti di sostegno l'uno con l'altro, ci sono anche degli scontri nel mentre, proprio tra amici, momenti in cui non ci si parla, cose del genere, però insomma, ovviamente si chiarisce tutto. Bella l'ingresso di questo ragazzino che loro devono trovare, poi come si unisce insomma a loro in qualche modo, bellissimo, bellissimo, veramente sono stata contenta di averlo letto. Anzi, l'avrei sicuramente letto in meno tempo se fosse stato un momento diverso, ma a quanto pare le gioie sono tutte contro di me, come sempre, e quindi va bene così. Quindi niente, io posso finalmente concludere questo vlog, perché con questo libro ho terminato il parco numero 2, mi pare che fosse, della challenge. Ricordiamo che ho letto Il lavoro dei maiali e cos'era già, i variopinti là, e poi appunto questo ovviamente. Io vi saluto, vi ringrazio per aver guardato questo video, spero di avervi fatto compagnia e noi ci vediamo alla prossima, ciao!